Schiacciato, allora un giro da 2,4, poi due giri da 3,750 in skating. Allora, il giro da 2,4 appunto è dopo i due giri che hanno fatto anche ieri da 3,750 metri. Il primo giro sarà fatto con la salita della sprint che verrà fatta anche nel giro dei 3,7 e poi allungata ancora di 1 km. Dunque è una pista molto tecnica, nel senso che ci sono salite e discese, però la distanza è Distanza veramente. quest'oggi giusta, Sì, una 10 ci a mio sta. avviso ci poteva stare anche una 15, però ieri dovevamo fare una 10 massimo, non una 30 km, che ha già dato distacchi e sentenze importanti in quella che è la classifica generale del Tour de Ski, sia in campo maschile e ancora di più in campo femminile. Dunque è stato un po' un azzardo fare una gara così in una situazione anche un po' particolare, perché su un giro da 3,750 sì, boh, ci sta una gara a 30 km, però se, dal mio punto di vista ha già ammazzato Siccome il non ci Tour de Ski. stava comunque. No, non ci stava, voilà. Veniamo al Tour de Ski, quest'oggi una 10 km in seguimento. Norvegia in partenza, parte la ricorsa alla terza vittoria nel Tour de Ski, classifica finale per Martin Jensrud Sundby, imbattuto quest'anno nelle distance, una grande condizione, classico skating non fa differenza e si è difeso molto bene anche nella sprint, la sensazione lo farà altresì nella prossima gara sprint, quella di Overstorp in classico, martedì. Partito fortissimo Sundby, come è di consueto la sua azione. Guardate proprio l'azione di Sundby, doppio, perfetto. È sempre un bel vedere, un gran sciatore, veramente sta insegnando tanto anche agli tecnici delle altre nazioni, perché è un atleta che, ripetiamo, dopo parleremo di Pellegrino, ma anche Sundby, 1,73 m, 72 kg, dunque sono Perché c'è quelle Ragusa che proporzioni sostiene che perfette. l'ottimale sia tutto e la formula sia questa di essere forti in questi due numeri, 173 per 70, che sono i numeri di Pellegrino, peso e altezza, ed erano anche i numeri, erano, sottolineo, di Valbusa. Voilà, passiamo a Peter Northug che partirà a 1,18, tanto 1,18. troppo. In una posizione particolare, perché poi ci saranno 10 secondi tra appunto Northug e chi partirà dietro, Tønseth, dunque dovrà così capire cosa fare, se andarsene, provare di Grande andare. boato per la partenza di Nord, comunque. Ma è sempre amato in Svizzera, molto sportivi i tifosi svizzeri. Intanto è partito anche Tønseth. È più alternista che patinatore, ma in condizione. Attenzione, tra poco al via avremo Sergej Ustugov, 1,53 il suo divario, ma non lontanissimo da Peter Northug. Ustugov è un ottimo patinatore, ieri ha retto bene l'impatto, nella tecnica lui meno congeniale, con un gran finale. Sergej Ustugov, prossimo al via. Sì, quattro, i primi quattro partono divisi da qualche secondo, mentre dopo dal quinto in poi ci può essere un ricompattamento fino a Dario Colonia, volendo. Colonia parte un Dunque. po' da sola, Sì. 2,48 a Belov, davanti a sé di 16 secondi e dietro di sé di 30 secondi De Fabian. Dunque, vediamo se si formeranno dei trenini, ma la distanza è talmente corta, 10 km, 22-23 minuti, quest'oggi a fare questa 10, dunque non ci sarà tempo di respirare, qui bisogna tenere giù il gas e andare a manetta. Sono partiti praticamente appaiati Harvey e Poltajanin, Belov in ritardo 2,32, Colonia 2,48, parte Yevgeny Belov. Lo scorso anno sul podio, classifica finale del Tour de Ski, il Tour de Ski che i russi hanno vinto già con Alexander Legov nel 2013, allora fu terzo Vilegzani e Russia sul podio già nel 2007 con Legov fu seconda piazza e lo scorso anno con Belov dietro Sundby e dietro Northug, parte Dario Colonia, gara importante per lui, sin qui poco fortunato in questo Tour de Ski, cascato nella finale sprint, ieri una giornataccia per lui con grossi problemi di materiale. Sì, un Dario Colonia che non trova neanche la fortuna questa stagione. Il Tour de Ski era arrivato, a mio avviso, in condizioni buone, direi quasi ottime, perché ha fatto una sprint eccezionale, ma poi ieri qualche problema di sci, come ha avuto anche qualche italiano, ma sbaglio, di materiali nello scegliere probabilmente la quantità. Partito il Defa. Partito Francesco De Fabiani, centro sportivo esercito, intanto viaggiano assieme Northug e Tønseth, quindi Tønseth si è portato su Peter Northug. Dunque già una coppia che insegue, parolona, Sundby, là davanti. Sundby già transitato al chilometro 200 metri in 3,06.
Questa è la seconda e terza piazza, mentre sulle partenze siamo in zona di Raug, Iversen, Holund. Dietro De Fabiani, ottimi pattinatori come di Raug, come Holund, che sono dietro De Fabiani non di molti secondi, una quindicina. Sì, però non bisogna aspettare dietro, oggi è veramente una volata, una 10 km tiratissima, sarà veramente uno sprint. Perché 10 km, bisogna vedere la neve, se una neve con questa caduta che sia lenta o che sia rimasta la neve di ieri abbastanza veloce, ma mi sembra che gli sci scorrano. Si va ancora sulla zona partenza con il Petrolle 20 di Legzani. Deve superarsi quest'oggi molto indietro in classifica. Intanto nessuno è transitato salvo Sundby al primo intertempo. Tra poco la partenza Honda con Salvadori per l'Italia, distacco intanto di Nortug e Tønseth 1,27, quindi Sundby guadagna su Nortug ma perde su Tønseth 4 secondi, dunque Tønseth ha fatto quello sforzo per probabilmente andare a prendere Peter Nortug, ha guadagnato 4-5 secondi su Sundby, ma il divario è ancora importante. Vediamo Ustigov, aveva un ritardo di 1,53 dalla testa, aveva 22 secondi su Tønseth e un ritardo di 35 su Nortug, 1,55, sta facendo bene anche Sergei Ustigov. Sì, dava a vedere l'impressione che non andasse, invece probabilmente la potenza di Ustigov, dotata appunto di una dotato di un gran fisico questo atleta, non dava a vedere questa velocità, invece 1,54 ha perso un secondo. E Ruud e Krog quasi assieme qui l'onda. La partenza Honda, dove c'è Salvadori con il 28, con il 43 Clara, 44 Pellegrin, 55 Pellegrino, 57 Nöckler. Questo è il gruppo che potrebbe dare fastidio al nostro De Fabiani, il gruppo da Besmentic di Raug, anche il francese Magnifica, dunque è un gruppo che è dietro ma può far male. Sundby in solitaria è transitato frattanto anche al secondo intertempo al 2-4. E qui vediamo l'azione di Dario Cologna, un ritardo per Dario di 2,48 dalla testa in partenza, questo è il gruppone. Tanta gente, tanto pubblico, bella prova nel suo assieme di Lenzer Heide come presenza di pubblico, oltre che come ottima organizzazione, quest'oggi finalmente con la neve. Per lui avere un certo ritardo al treno più avanti, lui poi preferisce la tecnica classica, quella libera, e da dietro stanno spuntando diversi che stanno facendo non trenino, è trenone, a cominciare da Besmerkli e via così. Federico Pellegrino fino a Oberstdorf, fino alla prima delle due giornate di Oberstdorf, che sarà la quarta tappa, dovrebbe rimanere della compagnia. Poi ci sarà la tappa lunga, il giorno della Befana. 5-6 Oberstdorf in Allgäu, Germania, il punto più meridionale della Repubblica di Germania. Baviera, il Kreis, il distretto. Diciamo, se Baviera è il Land, cioè la regione, Allgäu può essere definita la provincia. Oberallgäu, quindi Allgäu superiore. E qui c'è il numero 4 che è Sergei Ustigov, che ha provato a contendere fino in fondo la sesta vittoria, 4+2 tra gare singole di Coppa del Mondo, gare tappe all'interno del Tour de Ski o degli altri giri, nel suo caso Tour de Ski, che sono comunque Coppa del Mondo, anche questa è Coppa del Mondo. Però tanto per sancire ulteriormente la differenza e il valore superiore in questa stagione che non è né olimpica né da campionato del mondo, non c'è la maglia gialla di primo della classifica di Coppa del Mondo, c'è la maglia, la casacca di leader del giro a tappe. Nürtug è subito dietro rispetto a Didrik Tønseth, il ritmo lo fa lui, Tønseth. Una bomba quella di Sundby e poi vediamo il secondo giro, forse l'ultimo giro da 3,750. Qui siamo al 3,200, avviamento a buoni anche quest'oggi ma unicamente al traguardo, 15 per il primo al traguardo, 10 al secondo, 5 al terzo. Per la vittoria di tappa fa fede la classifica al traguardo, la FIS in questo senso in questi anni ha cambiato più volte per idea, creando un bel po' di confusione, vedi lo scorso anno in quel di Dobbiaco, fino a Dobbiaco con Musgrave,
miglior crono per FIS, vittoria di tappa, ma senza punti c'è un'incoerenza gigante, e quindi noi andiamo per la nostra strada, diciamo così, con la vittoria di tappa che viene assegnata a colui a cui vanno anche addebitati i punti di Coppa del Mondo, quindi il primo alla traguardo. Sì, non ci così non commentiamo questi dati appunto della FIS, questi dati tecnici che la FIS ha deciso di... È un po' come se nello sci-alpino tu dessi una vittoria di tappa anche chi fa il miglior tempo nella seconda manche. Sì, però senza punti. Senza punti, il discorso è un po' quello. Andiamo sulla gara, andiamo anche sui tempi di De Fabiani, si tiene l'undicesima piazza, ritardo però per il Defa che sale a 3 minuti e 34 secondi. Su De Fabiani c'è già Magnifica con Katz che sta facendo bene, Legoff deve stringere i denti De Fabiani, in mezzo a molti ottimi pattinatori c'è anche Diaug, c'è Iversen, Westmerknik in zona De Fabiani Hulund. Eccolo qua proprio il gruppo De Fabiani, raggiunto appunto da Diraug, Iversen, Holund, Besmenti, quel gruppo che partiva dietro lui. In fondo a quel gruppo con De Fabiani. Tanto Sundby inquadrato dalla regia svizzera. Vediamo l'azione di Sundby, è un'azione sempre compostissima, non mi sembra una gran bella azione, forse ho detto non so cosa, ma sembra non proprio brillantissimo così. A vedere, adesso staremo a vedere. Comunque Colonia ha guadagnato 6 secondi, 7 a Sundby, forse ha fatto quello sforzo per andare proprio a prendere il gruppo Belov-Poltarani. Infatti c'è questo gruppetto per l'ottava, nona e decima piazza, Poltarani, Belov, Colonia, prossima tappa del Tour de Ski, una sprint dove sulla carta Northug potrebbe rosicchiare qualcosa a Sundby. Dico sulla carta perché Sundby fa poche sprint, ma quando le fa spesse volte e bene. Direi proprio di sì, e qui tanto passa anche la coppia norvegese che ha raggiunto, Ustigov che è stato raggiunto da Harvey. Secondo questo gruppo c'è Alexei Poltarani, non sono partiti Nuts per la Germania, Stadlober in casa Austria. Vedremo adesso la decisione di Dario Colonia, mi sembra pimpante quest'oggi lo svizzero. Intanto inquadrato Peter Northug e Didrik Tonset, due norvegesi. Molto diversi nella tecnica. Sundby, quinto chilometro, in 11:25, già a metà gara. Mamma mia, metà gara per lui, si girerà sui 22 e mezzo Silvano qui, 23. Dunque pronostico... si parlava di 22-23 minuti, proprio una volata di gara quest'oggi. Volata che vede Sundby sempre là davanti, poi il duo Tonset Northug di poco sotto il minuto e mezzo, poi c'è il gruppo di Ustigov ripreso qui con il 9, c'è Belov, quindi Belov che viaggia con Harvey, con Colonia, con Poltarani. Ustigov rimane da solo al quarto posto, ma deve guardarsi Dario e Kroge che sono in zona Ustigov. Secondo me Dario Colonia ne ha dentro e probabilmente passerà, perché lo vedo bene tranquillo sciare dietro proprio a Belov, anche perché Belov, Poltarani non sono sti gran patinatori, mentre Harvey sì è un bel patinatore, magari potrebbe decidere di andare adesso sia Colonia che Harvey. Il passaggio al quinto chilometro per il distacco di Tønseth e Northug che sembrano spingere forse più di Sundby. Avevano 1:27 i due qui inquadrati. Sì, avevano rosicchiato qualcosa Sundby, adesso vediamo questo responso a metà gara da parte di Tønseth e Peter Northug sempre dietro. Non rosicchiano più, anzi perdono. Sembrava in flessione l'azione di Sundby. Sundby non dà mai l'impressione di forzare, ma in realtà è proprio quella compostezza di gesto che ha, è un gesto naturale bellissimo, composto, e fa andarli sci in maniera esagerata. Intanto anche Ustigov rimane agganciato alla quarta piazza. La scelta di potenza quella di Ustigov, caratteristiche fisiche proprio da russo, Marcantonio. Aveva 2:02 all'ultimo riferimento, aveva altresì un vantaggio di 8 secondi su Rüth e su Krog, che sono lì, forse un po' più vicini, quindi si va formando un terzetto con Finnegan Krog, molto molto bene, brillante. Sono 5 secondi dietro Ustigov,
il podio, la terza piazza gli è davanti di una trentina di secondi, 33 secondi per Ustigov, qualcosa di più per Krog e Ruud. L'unico che guadagna sulla testa è ancora Krog, 3 secondi guadagna da Sundby. Qui c'è il gruppo con Yevgeny Belov, con Harvey, con Cologna, con Alexei Poltranin. 2.40 di fatto di ritardo da Sundby. Fa fatica Poltranin a rimanere lì. Un break poi, gli ultimi 5 chilometri. Allora erano nello stesso anno, cominciarono ad essere sfalsati i giochi olimpici dell'inverno e i giochi olimpici dell'estate dalla 92-94 per Albertville Lillehammer all'invernale e 92-96 Barcellona-Atlanta per l'estiva. Una grande facilità di azione. Pur se questa è salita tosta, E qui il doppio a salire non è proprio sempre garantito per tutti. Ecco, ora. Qui riesce a trovare brillantezza, scima i fermi, rilanciare l'azione. Se sci fermi si piantano, cosa che accadrà vieppiù nell'ultima tappa. Tanto nevicate anche al di qua delle Alpi, tant'è che la Mille Grobbe è arrivata alla edizione anche piuttosto rotonda ormai. 34esima, due tappe, Mille Grobbe sull'altopiano di Lavarone, sabato 23, domenica 24, domenica precedente rispetto alla marcia longa. La marcia longa che avrà il solito spettacolo, saremo in diretta con Rai Sport 1, immagino, in una mattinata si spera imbiancata anche quella, con tanto sci anche alpino. Per la marcia longa, notizia un po' sorpresa se vogliamo, e non so se darla, parlo a bassa voce, non si sappia in giro. Raccontavo di Kristin Störmer-Steira, che è dall'estate. Scusate, e Krog è ancora chi in gara sta guadagnando qualche secondo su Sundby, ma qua l'immagine va su Peter Northug e Didrik Tønseth. Per quanto riguarda l'Italia, De Fabiani, primo dei nostri, 14esimo, ritardo di 3.39, viaggia con un gruppo composto da ottimi pattinatori come Magnifica, Katz, Ligoff, Dirau, Iversen, Besmertink e Holund. Nei 30 c'è anche l'emergente Gian Domenico Salvadori, bella prova del finanziere. Vediamo il passaggio dei 7, Silvano. Sundby guadagna ancora qualcosina su Peter Northug e Tønseth, 1.35. Il ritardo dei due compagni di squadra di Martin Johnson Sundby, che sembra anche quest'oggi guadagnare qualcosina per la classifica generale. Altra guarda, vi saranno gli abbuoni. Però bella è l'azione di De Fabiani, molto De bene. Fabiani con Ligoff. De Fabiani sta correndo con grande intelligenza in questo tour di ski. Ha corso bene ieri, dopo 20-23 chilometri, sentendo i tecnici, non è che abbia deciso, però guardando avanti ha detto meglio che calo mezza marcia, non una marcia, perché il tour di ski è lungo. Una mezza tacca. Una mezza tacca, sì. E si è risparmiato un pochettino per tutto il proseguo di questo tour di ski. Si conosce già bene, probabilmente sto ragazzo, anche vista la gara di ieri, ha tirato una bella botta in quel di Lillehammer, ha detto meglio che abbottoniamo un po' le energie, e così ha scelto di così decelerare un attimo, e quest'oggi sta andando forte in una tecnica che non è la sua, però sa andare forte. E anche per lui l'obiettivo è tenere questo treno innanzitutto, e poi forse puntare alla qualifica nella sprint in classico di Oberstdorf. Molto dipenderà dalla pista, lì c'è attesa per il Pellegrino soprattutto. Vediamo, intanto vanno sempre assieme di pari passo Tønseth e Peter Northug. Abbuoni al traguardo, 15-10-5, quindi aumenterà ancora il margine di Sundby nei confronti del duo ancora vichingo Northug Tønseth. Tornando ancora al discorso di De Fabiani, non so se rammentate quello che era successo a Rucca, a tecnica libera aveva fatto meglio anche di Sundby negli ultimi 3 chilometri, dunque attenzione, perché se De Fa sta bene, che non gli faccia il pelo a tutti quei ragazzini che ha insieme, perché è un ragazzo che ha veramente un'intelligenza di corsa non indifferente.
ha imparato probabilmente tanto dal compaesano e conterraneo Federico Pellegrino. Ragazzi molto diversi, ma anche molto simili nella passione, nella tenacia, nella voglia di essere protagonisti. Soprattutto non lasciano né l'uno né l'altro nulla al caso. Sono due ragazzi che hanno scelto di fare lo sci di fondo e lo fanno in maniera eccezionale, non lasciando niente al caso, come hai ben detto tu. E questo è un merito per l'uno e per l'altro. Vediamo intanto se ci sono aggiornamenti anche sugli altri italiani lungo il tracciato. Sono passati frattanto al settimo chilometro in 19 atleti, l'ultimo è Ben Smetnik, che chiude qui il gruppo di De Fabiani. Attenzione perché Northug se ne va, vuole andarsene da Tunset, è stato dietro e adesso accelera. Northug, se vuol vincere il Tour de Ski sarà durissima, deve inventarsi qualcosa. Dal mio punto di vista, che non si può inventare, perché con un Sundby così si fa fatica, però ci prova Peter Northug, che usa un passo non propriamente da qui, bisognerebbe fare un passo doppio come sta facendo là dietro Tønseth, ma lui si sa di tecnica, non è un maestro, però ha veramente tanta forza e tanta classe. Là dietro si intravedono anche Ustugov assieme agli altri norvegesi Rute e Krog, che stanno facendo molto bene in questa prova. Vi ricordo, prossima tappa, una gara sprint in stile classico. Infatti probabilmente i tecnici avranno dato il tempo su, non su Tønseth, ma sui qui inquadrati Ustugov, Rute e Krog a Peter Northug, che così ha deciso di lasciare la compagnia di Tønseth e andarsene. Sta facendo un'ottima prova Salvadori, 29esima piazza, l'onda è partita, se non ricordo male, a 5 minuti, sì, il l'onda è distacco 5. Di Salvadori di 5 e 10, quindi un ottimo Salvadori. Questo è un ragazzo, ragazzi, sta facendo i tempi, mi piace molto. Sta facendo i tempi di Sundby, dunque, che dire? Ragazzo di Mezzano, siamo nella Valle di Primiero, tra Imer e Fiera di Primiero, tra le sue passioni Vasco Rossi, famiglia Fiorenzo Caterina, famiglia numerosa con Matteo, Elisa, Giulia, tra le sorelle, per questo ragazzo. Peter Northug ha rotto gli indugi, se n'è andato, mamma mia che sgasata la Peter Northug che ha fatto in questa azione, infatti ha guadagnato anche sulla testa, ha guadagnato anche su Sundby. Da dietro vanno forte Rute e Krog. Mamma mia, Peter Northug. In difficoltà invece Tønseth, più alternista che pattinatore, lo si vede. Si vede dall'azione di Tønseth non così brillante. Northug aveva 1,36, adesso 1,27. Ma al traguardo c'è lui davanti a tutti. Anche a lui. Sundby, non ce n'è per nessuno. Addirittura la regia se l'è perso nell'arrivo. Arriva Sundby. Allora, 1,27. Il sacco di Northug all'ultimo in tech tempo. Una volata quest'oggi in questa 10 km ad inseguire un Sundby. Di Fabiani, Franco Bola, Legoff, 12esima piazza per la bella prova del Valdostano, attaccato a Legoff. Dunque bellissima la prova, intelligente ancora di De Fabiani. E qui Dario Colonia sulle code di Evgeny Belov. Poltarani. Anche Harvey e Poltarani. Gara quasi conclusa anche per Peter Norte, dovrebbe essere ormai in zona traguardo. Al distacco effettivo al traguardo aggiungete 5 secondi in virtù degli abbuoni, avrete di fatto la classifica parziale del Tour de Ski. Con cui Peter Northug spinge a tutta Peter Northug per levare un po' di secondi, un po' di divario tra il suo tempo. Distacco pesante anche quest'oggi, nel finale recupera ancora forse qualcosa, aveva 1,27, potrebbe chiudere sull'1,25 da quelle parti. Ha lasciato là proprio di Raug, scusate Tønseth, ha visto che era un po' in difficoltà. 1,25,2. Dunque 1,25,2. Che diventano 1,32 in classifica in virtù degli abbuoni. Quindi classifica del Tour de Ski dopo tre tappe, Sundby su Northug per 1 minuto e 30 secondi. Arriva che Krog, Rote e Ustugov. Vediamo la volata per la terza piazza. Ustugov e Krog sono due ottimi sprinter, lo si vede. Vanno in volata Krog e Ustugov. Rote, buon quinto, Tønseth e sesto. Per la terza piazza, secondi di abbuono. E alla fine Ustugov ha mantenuto il distacco da Sundby. Qui il duo francofono con Magnifica e con
Dario Cologna. No, Poltaranin, Poltaranin con Cologna, poi c'è Harvey, assieme a lui c'è Yevgeny Belov. Dario Cologna, terzo. Ce la gioca con Poltaranin. Dario Cologna per una settima piazza, ma è davanti il kazako. Krog avrà un distacco di 2 minuti dopo 3 tappe da leadership di Sundby, in virtù degli abbuoni. Ustigov è quarto alla foto finish, quinto Reuter, sesto Tönseth, che perde in classifica. Comunque hanno finito fortissimo Silvano Cologna a 2.32, hanno guadagnato su Sundby, hanno guadagnato un po' di strada, non tantissima. Cologna 2.32 più i 15 di abbuona a favore di Sundby fanno 2.47 di ritardo totale per Cologna, sono tanti comunque dopo solo 3 tap, 2 minuti e 47 secondi. Defa, occhio! De Fabiani qui in zona, Legoff assieme a lui, bravo. Ci sono i norvegesi. Ha tenuto il Defa in tecnica libera, e anche brillante. Bene. Sì. Brito bene anche, guarda lì, vuole addirittura giocarsi con Legoff. Molto bella questa immagine. Bellissimo. Intelligente come il suo solito. De Fabiani è 13° a 3.27. Mamma mia, cosa l'ho visto pimpante il Defa quest'oggi, Silvano, 3.27. 3.27 più i 15 di aggiunta di abboni fanno 3.42 il distacco per De Fabiani, che comunque quest'oggi perde poco. Aveva 3.18 in partenza, 3.42 con abboni incluse, quindi una buona prova. E sottolineo come in questo turno di ski ci sia ancora tanta Norvegia. Ieri come oggi, 1-2-3, tutto per la Norvegia. Norton Krog. Ancora arrivi. Punto non della tappa singola, tanto il tedesco Dobler riesce a vincere questa volatura. Non sono partiti Luis Stadelhofer Junior e Florian Notz, austriaco il primo e tedesco il secondo. È arrivato anche Jonas Baumann. Finita molto in fretta questa tappa, 21 minuti di gara. Neve anche più veloce, intanto arriva qualcuno, ma poi bisogna fare i conti al netto. Vediamo Salvadori 29esimo. Sono altri 2 punticini di Coppa del Mondo, vediamo se scivola qualcosa indietro. Dovrebbe essere no, perché è di tutto il gruppo di coloro che hanno approfittato della formula, approfittato o non approfittato della formula dell'onda, dovrebbe mantenere posizione proprio perché è stato il primo a partire. 29esimo Gian Domenico Salvadori. 5.03.5. Quindi ha perso, approfittando ovviamente anche dell'aiuto degli altri, ha perso da Sundby mezzo secondo. Bravissimo Gian Domenico Salvadori. Tour de ski, vi anticipo quella che sarà la classifica di fatto ufficiosa prima del via della quarta tappa martedì, con Sundby davanti a tutti, 1 minuto e mezzo su Peter Northug. Poi avremo la terza piazza in classifica per Krog a 2 minuti, avremo Ustigov quarto a 2.05, poi Jurt a 2.07, seguito da Tönseth a 2.09. Per quanto riguarda Cologna avrà un ritardo di 2 minuti e 47-48 secondi, quindi intanto il replay del photo finish che qui vedete tra Krog e Ustigov. De Fabiani ha chiuso con una bella prova, soprattutto con grande tenacia, per lui posizione numero 13 quest'oggi, 3.27 più i 15 secondi persi come a buono vinto al traguardo da Sundby fanno 3 minuti e 42. Direi che c'è una bella conferma per Francesco De Fabiani. Sì, direi che ha fatto una gara ottima, l'abbiamo visto pimpante in pista e bene, va bene così. Un Sundby che ha perso nel finale un po' quasi da tutti, intanto arriva anche Federico Pellegrino, e ha perso un po', che sia un segnale, Silvano, di un Sundby non aveva mai perso, specialmente in tecnica libera, ha perso qualche secondino, non diciamo ore, però qualche 5-10 secondi li ha persi, sia da Cologna e anche da chi seguiva dietro. Dunque Rastelli 55esimo, 8.52 con Pellegrino 8.55, ma sono partiti con 5 minuti
partenza Honda, Nöckler 61esima, 9.25. Diciamo che in questa Italia al Tour de Ski c'è un Pellegrino che ha una certezza nelle sprint, c'è un De Fabiani che può darci tanto, sta correndo bene con intelligenza, difficile punta nella sprint di Overstap, non impossibile forse farlo. De Fabiani può dire la sua sino in fondo. Ma sì, non impossibile, perché abbiamo visto che col passare delle questa gare questa classifica del Tour de Ski potrebbe veramente chiudere bene. Dunque non guardiamo troppo avanti, andiamo gara per gara e facciamo i conti, che i conti sicuramente Silvano li ha già fatti. Allora, conti e quest'oggi direi che Rüte è un altro uomo che può ambire al podio. Per Harvey, Poltrani, Belov e Cologna segnali di ripresa, anche se il distacco comunque è importante. È un altro Tour de Ski, altre gare, altri format, ma diamo un'occhiata rispetto ad esempio allo scorso anno. Dopo tre tappe guidava Northug con 25 secondi su Sundby, quest'oggi il secondo è un minuto e mezzo. Di fatto abbiamo in 2 minuti e 10 in questo Tour de Ski Justigov, Rüte e Krog riescono in qualche modo a tornare sotto, non che vogliamo male a Sundby, ma per lo spettacolo, ecco, ci va questo. Troppi secondi di abbuono al maschile soprattutto ieri, tanti. Bene che arrivi comunque una sprint la prossima, Silvano, che così magari qualcosa si ricompatta, perché magari Sundby un po' meno favorito, anche se è una parolona, perché abbiamo visto che la sprint di... E che poi in casa Italia quel 173x70 magico, torni protagonista. Purtroppo è una misura che è pressoché perfetta, Silvano. Quelle di Pellegrino, vedremo tutto questo nella prossima tappa del Tour de Ski in ambito maschile, il Tour de Ski maschile, vi ricordo, prossima tappa in programma in Germania, Oberstdorf, appuntamento alle 14.30 con il collegamento per martedì per la sprint in classico, poi Germania ancora il giorno dopo con le gare in stile classico, poi si andrà a Dobbiaco l'8 di gennaio, 9 la Val di Fiemme, la 10 in classico, la 15 in classico con partenza di Massa, poi non più a buoni soltanto Juaug che partita